Non poteva esserci un personaggio migliore di Gilberto Gerali per impreziosire la serata dedicata al baseball che il Panathlon di Piacenza ha organizzato al Grande Albergo Roma. Il CT della Nazionale Italiana di Baseball ha parlato degli obiettivi futuri della sua squadra su tutti i Tokyo 2020 e ha analizzato la situazione generale della disciplina in Italia. Mi hanno appena nominato, quindi attività poche se non le European Series che abbiamo fatto a fine campionato tra Verona, Godo e Codogno. È stato un esordio positivo, abbiamo vinto 2 gare su 3 contro i nemici storici dell'Olanda, quindi direi che è andata bene, però erano poco più che amichevoli, quindi il risultato è stato confortante. Dobbiamo lavorare soprattutto in ottica 2020, che ci saranno le qualificazioni olimpiche, quindi l'obiettivo è quello. Com'è la situazione del baseball italiano? Purtroppo non è florida come era una volta, abbiamo perso un po' di ragazzi per strada e facciamo un po' fatica, però poco alla volta il nucleo che si è creato nell'ultimo anno direi che è abbastanza buono, però dietro vedo che il serbatoio adesso incomincia ad essere un po' scarso, quindi c'è bisogno di lavorare ancora sui vivai e ricreare amore verso questo sport che forse negli ultimi anni è andato un po' calando. Spunti che sono stati colti anche dalla società Piacenza Baseball e dallo stesso Panathlon, che rinnova così il proprio impegno per promuovere lo sport locale. Il primo obiettivo è far crescere i nostri giovani, perché la politica di Piacenza Baseball, almeno negli ultimi anni, è stata orientata a valorizzare soprattutto il nostro giovanile. E per quanto riguarda la prima squadra, sicuramente faremo la Serie C. Posso anticipare che stiamo valutando anche la possibilità di disputare la Serie B. Qual è la situazione del baseball piacentino? Si deve puntare sui giovani? Com'è? Ma sicuramente concordo con Gibo Gerali, il baseball è uno sport che purtroppo coinvolge ancora troppo pochi giovani. Il lavoro da fare sarebbe tanto, partire dalle scuole, dalle parrocchie, tutti i settori in cui effettivamente è frequentati dai giovani, e noi dovremmo presidiare maggiormente, diciamo, questi ambiti. Sosteniamo il baseball prima di tutto perché il baseball fra i soci del Panathlon è molto diffuso ed è certamente uno sport che rientra in quelli che sono i nostri obiettivi. Il Panathlon promuove soprattutto quello che è il fair play, i valori culturali, morali, nell'ambito sportivo, ma soprattutto la formazione dei giovani.